In questa nuova edizione Bompiani mi sono occupato di quattro testi minori, insomma, che racchiudono l'intera produzione di Shakespeare. La trilogia dell'Enrico VI comprende alcuni dei primissimi drammi proprio in assoluto scritti da Shakespeare tra il 90 e il 92, e Cimbelino, che dovrebbe essere stato rappresentato intorno al 1611 e pubblicato poi nel Folio del 23. Quando si leggono questi testi non si corre il rischio di essere rapiti da versi immortali o concetti sublimi. Si tratta di drammi generalmente poco frequentati e poco noti anche agli addetti ai lavori, molto lontani dai grandi esiti del teatro shakespeariano e che però offrono delle interessantissime aperture per la lettura dei testi coevi e anche non coevi di Shakespeare. Soprattutto lasciano intravedere quella dimensione performativa che, come spiegava prima il professor Marenco, caratterizzava il teatro di Shakespeare, la sua varietà, l'eterogeneità culturale da cui scaturiva quel teatro e a cui rispondeva, insomma, la sua artiginality, per utilizzare il neologismo di Gary Taylor, nel New Oxford Shakespeare. Questa artiginalità naturalmente non va intesa in senso moderno per indicare l'originalità di una figura creativa individuale che ha una ben precisa identità, appartiene a una ben definita classe sociale. Anzi, sappiamo che i teatranti all'epoca di Shakespeare, la parola playwright stessa era sempre guardata con sospetto. Piuttosto, questa artiginality va intesa come l'originalità propria del lavoro materiale di assemblaggio e cooperazione che era parte integrante dell'opera di un drammaturgo di fine Cinquecento come Shakespeare. Quindi io brevemente in questa nostra chiacchierata volevo mettere così, discutere brevemente qualche aspetto di questa artiginality. Per quanto riguarda la trilogia henriciana, prima caratteristica che salta agli occhi è quella, la scelta, insomma, di comprimere, condensare e stravolgere con grandissima disinvoltura le fonti e gli eventi. Questo non è naturalmente una prerogativa della trilogia, ma salta agli occhi soprattutto a noi oggi che identifichiamo la storia come qualcosa di certo, di sicuro, insomma, che è avvenuto veramente, ecco, e che quindi non si presta a rielaborazioni. Sappiamo che all'epoca di Shakespeare la concezione della storia era un po' diversa, ma Shakespeare, per così dire, esagera. Per esempio, nella terza parte dell'Enrico VI, il dramma, insomma, si apre con una fusione tra gli eventi della prima battaglia di St. Albans, 1455, con quelli della successiva battaglia di Northampton del 1460. Oppure Riccardo di Gloucester, il futuro Riccardo III, viene presentato come adulto, lui che era nato nel 1452, stando alla storia. Quindi Shakespeare mescola senza alcuno scrupolo la storia, e in questo modo la sua compagnia affrontava in modo molto pragmatico, direi, il rapporto tra arte e storia, e si presentava con testi, i primi tra l'altro, no? Diciamo, di questa compagnia, multiformi, con intrecci multipli, pieni di ambizioni, passioni personali, ruoli instabili, perché lo scopo era chiaramente quello di intrattenere e coinvolgere nel miglior modo possibile un pubblico molto eterogeneo, sia per gusti, sia per estrazione sociale, senza, per così dire, prestare grandi attenzioni all'aspetto, senza avere grosse pretese letterarie, come le potremmo intendere noi oggi. Poi il terribile problema della collaborazione tra scrittori, annoso problema perché, come sapete, l'opera di Shakespeare, soprattutto i primi drammi, si è sempre pensato che fossero frutto di collaborazione, ma era qualcosa che non si voleva forse accettare pienamente. Negli ultimi anni la stilistica computazionale ha fatto molti passi avanti e qualche anno fa uno studio coordinato da Craig Kinney, che poi è stato, come dire, ripreso nel New Oxford Shakespeare, integrato insomma da queste considerazioni di Burroughs e Craig stesso, dicevo, la stilistica computazionale ha, per così dire, prodotto risultati da alcuni spacciati come rivoluzionari, diciamo,
interessanti, ecco, confermando con una ragionevole sicurezza quello che appunto già molti avevano sospettato, cioè che il lavoro di Shakespeare fosse frutto di un lavoro collettivo. Tant'è vero che i testi della trilogia adesso nel New Oxford Shakespeare compaiono come opera di Shakespeare in collaborazione con soprattutto un grande nome, Christopher Marlowe, che è stato la cui mano insomma è stata riconosciuta in maniera abbastanza sicura in alcuni tratti, per esempio nella creazione della figura della pulzella nella prima parte dell'Enrico VI. Poi c'è la complessissima vicenda editoriale dei primi due testi rappresentati, la seconda e la terza parte dell'Enrico VI, che cronologicamente sono stati messi in scena prima, hanno avuto una travagliatissima storia che è un po' la croce e la delizia della filologia shakespeariana. Ci sono giunti entrambi in versioni in quarto e o in ottavo, che furono pubblicate tra il 1594 e il 95 e che sono molto diverse dalla versione che poi è apparsa nel folio del 23. E tradizionalmente questi testi sono stati ritenuti inaffidabili perché si credeva fossero una trascrizione dell'originale, cioè non una trascrizione dell'originale, ma una imprecisa ricostruzione mnemonica di una rappresentazione. I curatori dell'edizione Oxford invece ritengono che siano un adattamento del copione originale, oppure una versione tagliata e rivista basata sul copione usato per la messa in scena, addirittura qualcuno ha sostenuto una trascrizione autoriale, cioè di Shakespeare, della effettiva messa in scena del dramma. E quindi l'edizione Oxford utilizza il folio come testo di riferimento, ma lo integra con le didascalie e alcune revisioni presenti nei testi in quarto e in ottavo. E questo perché i curatori hanno voluto mettere molto in evidenza l'aspetto performativo dei drammi shakespeariani. Ecco, mi pare che tutti questi elementi che ho menzionato, cioè l'arbitrarietà nell'uso delle fonti, la pratica collaborativa nella creazione del dramma, la centralità dell'aspetto performativo, mettano in luce la artigianality di Shakespeare, perché fanno risaltare le condizioni materiali legate alla produzione e alla messa in scena dei testi e smentiscono in maniera, direi, clamorosa questo persistente mito di cui parlava ancora prima il professor Marenco, del genio solitario al lavoro in uno studio privato. Questi primi testi shakespeariani sono, per usare ancora le parole di Taylor, un assemblaggio di esseri umani, attrezzi, materiali grezzi, e confermano come Shakespeare fosse un autore non nel senso moderno del termine, ma nel senso ben più concreto di maker, di writer, con la W doppia, insomma. E, del resto, Shakespeare utilizza molte volte nei suoi drammi l'espressione piece of work, in chiave metateatrale, per indicare opere poetiche o opere d'arte in genere al suo interno. E quindi il fatto che nella trilogia si possano contare infiniti esempi di incongruenze, debolezze strutturali, suture imperfette tra le fonti, addirittura degli errori, per esempio didascalie sbagliate, oppure l'attribuzione di discorsi a personaggi che non possono averli pronunziati, oppure l'uso dei nomi propri di alcuni attori invece del ruolo che essi interpretano. Mi pare che tutte queste siano proprio delle tracce evidenti del lavoro artigianale che l'ha prodotto. Quindi, quando celebriamo la genialità di Shakespeare per aver di fatto creato il dramma storico, per aver edificato una mitologia nazionale anche, non dobbiamo dimenticare che i suoi intenti all'epoca erano ben diversi, molto più concreti, soprattutto quello di garantire buoni incassi all'impresario, cosa che sappiamo perché Henslow annotava e diceva stavolta è andata bene. Insomma, le histories e i primi esempi di histories, come la trilogia in particolare, sono prodotti su commissione, prodotti in collaborazione, che abbandonano la classica tendenza didascalica delle opere di carattere storico e ricercano l'originalità non nella vicenda, ma nella sua ricostruzione e nella sua riorganizzazione. E più che altro, direi, reclamano la libertà di organizzare i materiali storici per una maggiore efficacia scenica, e così facendo mi pare che la compagnia di Shakespeare cercasse anche già di interrogarsi sulle possibilità metadrammatiche della forma teatrale, sulla sua capacità di interpretare una realtà sempre più complessa attraverso i mezzi che le erano propri.
E per quanto riguarda Cimbelino, invece, la artiginality è di carattere un po' diverso. Cimbelino, beh, sapete, è sempre stato ritenuto il frutto peggio riuscito, o uno dei frutti peggio riusciti dell'ultima produzione shakespeariana. Samuel Johnson, a metà Settecento, sosteneva che i difetti dell'opera sono tanti e tali che perfino sottolinearli sarebbe uno spreco di energie critiche. Quindi George Bernard Shaw, alla fine dell'Ottocento, per essere un po' più tenero, diceva: Cimbelino è scritto in modo abominevole ed esasperante oltre ogni limite di sopportazione. Voi pensate, io ho dovuto tradurre i drammi, la trilogia, poi qualcuno mi ha, anzi qualcuno mi ha regalato il Cimbelino all'inizio, poi mi ha, per così dire, fatto la giuntina dandomi i drammi della trilogia. Insomma, è stata un'esperienza interessante. E a questi giudizi critici, la critica shakespeariana ha cercato un po' di ha cercato di porre rimedio, per così dire, e molti hanno utilizzato la apologetica definizione di opera sperimentale per Cimbelino, per cercare un po' di salvarlo. Questa definizione di opera sperimentale in realtà può esserci utile per ricordarci di leggere Cimbelino abbandonando almeno in parte le false aspettative e i paradigmi critici che si basano sui grandi esiti del teatro shakespeariano. E del resto non è un'opera di un drammaturgo agli inizi, ma un testo scritto da uno scrittore che era perfettamente consapevole dei suoi mezzi, che però sentiva ancora il bisogno di tentare nuove strade e aprire nuove possibilità a livello scenico. E anche in Cimbelino le fonti sono tante e rimaneggiate in maniera molto libera, la base storica è molto molto tenue e viene inglobata dalla dimensione narrativa di carattere quasi fiabesco del dramma. Mi limito solo a un esempio: la battaglia di Lancarty, che fu combattuta tra scozzesi e vichinghi danesi nel 976, naturalmente non c'entra nulla con l'epoca e con la vicenda di Cimbelino, però Shakespeare la ricicla, per così dire, per dar rilievo alle figure di Bellario, Guiderio e Arvirago e fonderle con la storia leggendaria narrata in una delle tante aggiunte al Mirror for Magistrates. Quindi la storia è totalmente destoricizzata ed è resa semplice materiale narrativo per fare da cornice alla vicenda. Per parlare di Shakespeare trasformatore artigianale, mi concentro su un esempio in particolare che riguarda una rielaborazione particolare di una delle fonti, la principale insomma, che riguarda l'intreccio, e che è la storia di Bernabò e Ginevra, che è raccontata nella novella 9 della seconda giornata del Decameron. Di questa storia e delle sue numerose versioni, che erano diffuse in tutta Europa, Shakespeare conosceva molto probabilmente la versione francese di Antoine de Maison. Qualcuno sostiene addirittura che avesse letto l'italiano, l'originale insomma di Boccaccio. Sicuramente conosceva il testo quattrocentesco anonimo di Historie von den vier Kaufleuten, cioè la storia dei quattro mercanti, che era stato pubblicato ad Anversa nel 1518 e poi riedito nel 1560, e che era popolarissimo nell'Inghilterra elisabettiana con il titolo di Frederick of Genoa, cioè Federico di Genova. Ecco, come ricorderete, nella storia di Boccaccio la prova inconfutabile dell'infedeltà della moglie, addotta dal perfido Ambrogiuolo, così si chiama in Boccaccio, è la descrizione del neo contornato da peluzzi biondi sotto il seno sinistro della donna. Molto più pudicamente, nel Frederick of Genen, il neo si dice che è invece su un braccio. Comunque sia, in Cimbelino, Postumo viene convinto dell'infedeltà della moglie vedendo il braccialetto che Giacomo, Iachimo, insomma, nella nuova edizione Oxford, i nomi sono stati leggermente modificati, quindi è stata scelta la versione Giacomo, quindi il braccialetto che Giacomo ha sottratto con l'inganno a Innogene, l'ex Imogene. Questa piccola differenza mi pare che sottolinea più nel suo testo che negli altri l'interscambiabilità che vuole mettere in luce, tra interscambiabilità anche economica, tra persone e cose. Nei testi originali c'era la storia di mercanti che discutono dell'infedeltà delle donne. In Shakespeare i mercanti non ci sono, Giacomo è un nobile italiano, gli altri sono soldati, che però non parlano, però
Ciò nonostante, la dimensione economica, l'interscambiabilità fra persone e cose è molto più evidente. E questo è confermato anche da quelle che, in un saggio di tanti anni fa, Lakoff e Johnson hanno definito metafore concettuali, cioè quei domini prelinguistici che si basano su assunti fondamentali riguardanti aspetti essenziali dell'esperienza umana, quindi lo spazio, il tempo, il movimento, e che costituiscono la base delle espressioni metaforiche che utilizziamo tutti i giorni, tant'è vero che il titolo del libro da loro scelto era proprio Metaphors We Live By. Due esempi di metafore concettuali che loro fanno, per esempio, la vita è un viaggio, oppure la discussione è una guerra, cioè la vita viene discussa utilizzando metafore e immagini come se fosse un viaggio. Ecco, nella scena iniziale del cimbellino, che svolge un po' quella, la funzione di priming, cioè crea un po' lo sfondo e influenza o pregiudica le successive osservazioni, tutti i personaggi ribadiscono la metafora concettuale «gli uomini sono oggetti». Per esempio, il primo gentiluomo definisce Cloten, siamo proprio all'inizio del dramma, una cosa troppo spregevole anche solo per averla in spregio. Cimbellino chiama postumo cosa vile, addirittura l'amatissima figlia Innogene diventa una cosa sleale o una cosa stolta. E la stessa Innogene, che è un po' tradizionalmente sempre stata considerata il cuore morale anche del dramma, si adegua a questa mentalità e, parlando del marito postumo che sarà esiliato, dice: la sua consolazione sarà che sapere che al mondo esiste questo gioiello che io prima o poi potrò rivedere. Quindi quando arriviamo alla scena della scommessa, già presente appunto in Boccaccio, no? In cui viene, si fa questa scommessa sulla virtù della donna, già come postumo associano, direi quasi inevitabilmente, Innogene a una merce e trasformano la tradizionale immagine metaforica della donna come oggetto prezioso in una descrizione realistica, nella quale la donna diventa letteralmente interscambiabile con un oggetto. A loro volta gli oggetti prendono vita e assumono quasi un'importanza superiore a quella degli uomini. Per esempio Giacomo parla della scommessa che lui sta facendo con Postumo come se fosse una cosa viva che rischia di prendere freddo e morire. Quindi affrettiamoci, sigliamo il nostro accordo prima che questo prenda freddo e muoia. Oppure parla del braccialetto di Innogene una volta che torna dalla corte britannica e mostra il braccialetto, lo mostra come una creatura che deve respirare e sposarsi. Farò prendere aria a questo gioiello, dice. No, guardate, mostra il braccialetto, ecco, ora lo rimetto via, deve essere unito in matrimonio al vostro diamante. Quindi, tra l'altro, la cosa ancora più interessante, la forza di questa metafora, è che un oggetto descritto come essere vivente succhia letteralmente la vita di Postumo, lo fa morire, diciamo così, spiritualmente, e viene sposato con un anello che sancisce la rottura, invece dell'unione, sancisce la rottura fra i due coniugi. Quindi, da una parte il testo shakespeariano sottolinea la dimensione tangibile, quasi sensuosa, del linguaggio. Dall'altra, quella che nelle fonti era sostanzialmente una scommessa sulla virtù delle donne, diventa appunto un'altra cosa, assume altre connotazioni e diventa spia di una mutata percezione dell'uomo che ben riflette, direi, la congiuntura ideologica dell'Inghilterra giacomiana, in cui sempre più si stavano manifestando nuove forme di potere, anche economico. Questo dominio concettuale informa tutto il dramma, dando vita a un analogo concetto metaforico. Gli uomini sono dei vestiti. Innogene travestita si paragona a un abito vecchio da stracciare, Postumo cambia più volte divisa, Cloten muore vestito dei panni di Postumo, quindi è un tema importante. E la visione meccanicistica dell'uomo, il fatto che l'uomo possa diventare vestito, si unisce anche alla latente violenza del dramma. Sia Postumo sia Cloten, per motivi diversi, sognano di compiere azioni violente contro Innogene. Postumo addirittura colpisce la moglie non avendola riconosciuta. Paggio insolente, sta al tuo posto, le dice. Poi però, una volta appresa la verità, cioè che quel paggio travestito in realtà è Innogene, è molto freddo, quasi distaccato, non la bacia, non le chiede neppure perdono per aver messo in dubbio la sua fedeltà, come invece avviene nelle fonti, in Boccaccio e nel Frederick of Jemen. Semplicemente la invita a restare vicino a lui come un frutto appeso a un albero. Tra l'altro, sta appesa qui come un frutto, anima mia, finché l'albero non muoia, che non è esattamente un'immagine, come dire, che ci aspetteremmo in un momento
di agnizione e di riconciliazione tra i coniugi. E quindi rispetto al modello Boccaccio-Frederick, la conclusione della vicenda di Cimbelino è più conciliatrice, perché Giacomo non viene condannato a morte, come succede invece ad Ambrogiuolo in Boccaccio e a Joan of Florence nel Frederick. Però non per questo la vicenda è consolatoria o didascalica, anzi il lieto fine mette ancora più in risalto questa presenza non risolta di una visione machiavellica della realtà e dell'uomo. Quindi quello che nella trama è negato riemerge a livello figurativo, e cosa che io, diciamo, vi propongo come segno che Shakespeare, con la sua artiginalità, continuava a esplorare ambiti e possibilità della creazione teatrale senza svincolarla mai dal contesto culturale e materiale in cui veniva messo in scena. Insomma, Shakespeare ci offre un linguaggio che va sempre oltre se stesso, attacca il nostro autocompiacimento intellettuale ed emotivo, ma soprattutto rifiuta di separare l'esperienza letteraria dalla vita e fa di tutto per offrirci un'esperienza estetica che non sia trascendentale o avulsa dalla realtà extraletteraria. Buongiorno a tutti, grazie all'Accademia per l'invito, al professor Marenco per avermi permesso di essere qua. Io vi parlerò appunto del Titus Andronicus, una tragedia che ormai è opinione comune, è stata scritta a più mani, ma nello stesso tempo una tragedia di mani mozze. E prestami la mano, io ti darò la mia, insomma è una battuta che ho usato come titolo, insomma, per questa mia relazione, e che ho preso dal protagonista della tragedia, il generale Tito, che chiede che gli si tagli una mano, quella mano che tante battaglie ha vinto per Roma, per offrirla all'imperatore e tornare nelle sue grazie, prima di scoprire che anche a sua figlia sono state tagliate le mani e la lingua, e quindi decidere di vendicarsi in quella che è una delle tragedie più cruente di Shakespeare. È curioso che la trama di una delle tragedie di cui più spesso, fin dal XVII secolo, è stata contestata la mano, gira intorno proprio a una serie di mani tagliate, che tutte queste mani, a parte la passione elisabettiana per il macabro, abbiano una valenza metateatrale fuori discussione, dato che al centro del Titus c'è proprio la possibilità di raccontare l'emozione tragica senza una parola che la narri, ma direttamente con il corpo, quale pagina su cui si scrive la violenza del potere. E c'erano molti trattati tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo che proprio parlavano dei gesti come linguaggio naturale, no? Allora, per un verso, fuori di metafora, queste mani tagliate, questi corpi che parlano da sé, sembrerebbero ricordarci, potremmo dire con Barthes e Foucault, che ciò che conta è il corpo del testo, o addirittura, ancora meglio, i corpi del teatro, quindi quelli degli attori, e la polisemia che da essi sprigiona quasi autonomamente dai propri autori. D'altra parte, tutte queste mani non possono che rimandare però anche a tutte le mani e i loro tagli e i loro rimaneggiamenti che hanno dato forma a quello stesso testo, a quello stesso spettacolo, mostrando la natura artiginale dell'opera shakespeariana, no? Per usare appunto l'espressione di Taylor, su cui a questo punto non mi dilungherò più, visto che chi ha parlato prima di me l'ha spiegato molto bene. Tra i primi testi di Shakespeare, il Titus si presenta come un incubatore di motivi e figure che riaffioreranno lungo l'arco di tutta la produzione shakespeariana, ma è anche un laboratorio poetico che offre molti spunti per riflettere sull'artiginality elisabettiana e sulla sua concezione del testo fluida, plurima, sempre passibile di nuove modifiche. Per esempio, attraverso il Titus possiamo riflettere sulla scrittura teatrale come bottega artigiana, in cui il lavoro sui testi avviene spesso a più mani, magari a più riprese, anche a distanza di tempo, sulla base di un mercato in cui gli autori lavorano per o con le compagnie teatrali. Poi c'è la forma peculiare del riuso delle fonti classiche e delle fonti moderne, sulla base di una poetica dell'invenzione teatrale come imitatio e amplificatio dei propri modelli. E infine la riflessione teatrale sul rapporto tra il corpo in scena degli attori e il testo scritto,
quale pagine speculari di un'arte performativa, appunto come il teatro. Cercare le mani che agiscono sul Titus e nel Titus significa allora interrogarsi sul ruolo della tragedia nell'apprendistato di Shakespeare, un apprendistato in cui appunto convivono artista e artigiano. Ma andiamo con ordine. Allora, chi ha voluto negare la mano di Shakespeare sul Titus, da Ravenscroft nel XVII secolo fino a Eliot in anni molto più recenti, no? Che diceva appunto che si trattava di uno dei drammi più stupidi e meno ispirati, è un dramma di cui è incredibile addirittura solo immaginare che Shakespeare ci abbia messo mano. Ha insistito su che cosa? Sul fatto che le prime edizioni sono prive di indicazioni di autore, ma soprattutto sul fatto che il testo in molti punti appare sì, disarmonico, squilibrato, mostrando, per dirla con Wells, una mancata integrazione di dialogo e azione proprio di un autore la cui maestria nella versificazione superava in qualche modo ancora in quegli anni la padronanza vera e propria dell'architettura drammatica, no? Della costruzione di un dramma. Però queste sono motivazioni estetiche, non filologiche. I dati oggettivi parlano invece a favore dell'attribuzione almeno parziale a Shakespeare e tutti questi dati, insieme alla rivalutazione contemporanea dell'estetica della crudeltà, che sarebbe alla base proprio dei passi più contestati, più criticati del testo, hanno in anni recenti riabilitato il Titus, che è reputato shakespeariano da capo a fondo in tutte le edizioni degli anni 80 e 90, quindi Waite, Wells e Taylor, Hughes, Bate, edizioni che nelle introduzioni dicono sì, forse ha collaborato anche qualcun altro, ma non hanno poi insomma il coraggio di mettere l'altro nome sul frontespizio, in sostanza. Poi nel 2002 Brian Vickers attribuisce il primo atto della tragedia a George Peel, portando prove testuali a cui gli stessi Wells e Taylor si piegano nell'edizione Oxford del 2005. Il recente Authorship Companion di Taylor, che insomma abbiamo già sentito nominare, ha proposto poi anche il nome di Middleton per la quinta scena, la 3.2. E l'anno scorso Bate ha osservato come a rigore, se tiriamo fuori anche il nome di Middleton, non sarebbe da escludere quello di Fletcher. Allora, che cosa si può dedurre da tutto questo dibattito? Primo, che i filologi sono molto litigiosi e anche piuttosto permalosi, no? E poi, come diceva Borges, che insomma, l'aggettivo definitivo va bene per i testi sacri, va bene per la stanchezza, ma forse per la filologia no. Ma soprattutto direi possiamo dedurre il fatto che le rappresentazioni elisabettiane sono frutto di un gruppo di playwrights, cioè di artigiani della parola, che componevano i testi per le compagnie teatrali, di cui potevano magari essere anche attori o impresari. Nella prima edizione del Titus si dice che sarebbe stato rappresentato in precedenza dalle compagnie dei conti di Derby, Pembroke e Sussex, forse insieme, forse una dopo l'altra. E poi la tragedia passò ai Chamberlain's Men, la compagnia di Shakespeare, e quindi ai King's Men. Gli autori di teatro entravano in lizza per piazzare i propri testi alle compagnie o collaboravano contribuendo a più parti dello stesso testo. Nel 1592 Shakespeare era molto giovane, era all'inizio della carriera, e il legame con Peel in questo periodo appare stretto. Da un suo testo Shakespeare avrebbe tratto la fonte per il King John, da un altro un villain moro come quello appunto che compare nel Titus. Le tracce delle mani di Peel nel Titus sono innumerevoli, è inutile che vi faccia qui la lista completa, che oggi può essere verificata appunto con quegli strumenti dell'analisi stilistica computazionale di cui parlava Daniele Borgogni. Faccio un solo esempio: nel Titus e in un'opera di Peel si legge uno stesso termine, Parliament, che non ha altre occorrenze.
in età elisabettiana, e nelle due opere sono associati gli stessi attributi. Ecco, naturalmente la ricorrenza continua, no, nei testi di situazioni del genere ci fa pensare che effettivamente possa esserci la mano di Peel nel testo. Ma come è avvenuta questa collaborazione? Forse i due hanno lavorato insieme, o più probabilmente Peel ha iniziato il testo, poi l'ha lasciato dopo il primo atto e Shakespeare l'ha terminato. Oppure ancora può darsi che una prima versione di Peel, che per noi è perduta, potrebbe essere stata rielaborata da Shakespeare. È difficile dire effettivamente come sia avvenuto il lavoro. Certamente Peel era più grande di Shakespeare di età, era un autore già affermato, Robert Greene dice a livello di Marlowe Ordination, insomma un'esagerazione. Certamente il suo profilo di University Playwright, educato a Oxford, ben si lega a un'opera come il Titus, che ostenta con affettazione le citazioni classiche al di là di ogni esigenza scenica come un principio di autorità. E si vede qui un altro aspetto dell'artiginality elisabettiana, che si vale appunto di una concezione dell'originalità basata sulla ripresa creativa. Nel Titus i classici servono da modello sia per la trama sia per l'ornato, non solo elocuzio dunque, ma anche invenzio. Come le metafore, anche i motivi narrativi erano reputati allora a libera disposizione degli autori moderni, quali figure dell'invenzio, se posso usare questa espressione, da riprendere, rimaneggiare, reinventare nella gara con gli antichi. L'invenzio era per gli elisabettiani intrecciata all'imitatio. In un passo delle Metamorfosi di Ovidio si dice che ciò che non viene fatto da sé non può essere definito proprio. La creazione artistica a quei tempi seguiva in realtà altre strade, spesso era paragonata con un'immagine di Seneca all'attività delle api che svolazzano di fiore in fiore per prendere il nettare con cui produrre il proprio miele. Ed è quello che avviene anche nel Titus, la cui fonte dichiarata è la storia di Filomela narrata da Ovidio nel sesto libro delle Metamorfosi, un riferimento che Lavinia rende esplicito nel quarto atto, indicando a Tito proprio una copia del libro di Ovidio, perché vi legga la vicenda che è capitata a lei. Filomela è quella che George Pattenham avrebbe chiamato il paradigma, cioè ossia il modello di Lavinia. Il personaggio di Ovidio subisce violenza da Teseo, marito di sua sorella Procne, che per non essere accusato le taglia la lingua, ma Filomela riesce lo stesso a rivelare alla sorella cosa è successo, ricamando il nome del torturatore su una tela. Procne decide allora di vendicarsi, uccidendo suo figlio, cucinandolo e dandolo in pasto al marito. Quando viene a sapere gli ingredienti del pranzetto, diciamo così, Teseo si scaglia contro le sorelle e solo gli dèi possono fermare la sua furia compiendo una metamorfosi. Quindi Filomela diventa un usignolo, Procne una rondine e Teseo una pupa. Leggendo la storia di Filomela, Tito capisce che cosa è successo alla figlia. Allora impazzisce dal dolore, questa è l'unica metamorfosi in realtà che realmente avviene, ed è spinto alla vendetta. Avete abusato di mia figlia, peggio di Filomela, io mi vendicherò peggio di Procne. Tito imita Procne così come Shakespeare e Peel imitano Ovidio, ed è facile identificare gli elementi narrativi comuni: la mutilazione, la violenza nella foresta, la rivelazione scritta del crimine. Insomma, ci sono tanti elementi comuni. C'è però anche una differenza macroscopica. Nel Titus mancano le metamorfosi finali, poiché la compensazione avrebbe trasformato la tragedia in elegia. Tito stesso, al momento della mattanza finale, decide di cambiare paradigma. Sceglie un'altra storia, quella di Virginio, il centurione romano che aveva ucciso la figlia disonorata, e dice: questa storia è per me un esempio, un precedente, una viva raccomandazione a fare lo stesso. E in questa dialettica, diciamo così, di imitazione e invenzione, l'originalità dell'artista artigiano sta nel diritto
all'amplificazio del proprio modello. Già Erasmo aveva suggerito la moltiplicazione e contaminazione degli esempi antichi. In età elisabettiana, in The Art of Rhetoric, Thomas Wilson suggeriva l'amplificatio come formula dell'imitazione perfetta, ed è anche quello che succede nel Titus. Se a Filomela viene tagliata la lingua, a Lavinia vengono tagliate anche le mani. Se il pranzo antropofago prevede di mangiare un figlio, qui ne sono mangiati due, e così via. L'artigianality, insomma, chiede una mano al classico per poi tagliargliela. E gli studi sull'intertestualità elisabettiana, penso a quelli di Green, di Miola, distinguono tra usi del classico meramente riproduttivi e usi euristici. Ecco, nel Titus ci sono dei passaggi in cui diciamo Shakespeare o chi per lui o Peel ancora utilizza una intertestualità piuttosto meccanica, perché un uso euristico dell'intertestualità avrebbe richiesto di mescolare quel metodo compositivo basato sulla rielaborazione di storie tratte dalla tradizione con l'esplorazione delle metamorfosi generate da emozioni estreme. Ecco, c'è però un passo in cui questo avviene, e questo ci porta a un ulteriore aspetto, un ultimo aspetto dell'artigianality elisabettiana che vorrei mettere in luce e che mi porta a riparlare di nuovo della co-authorship del Titus. Shakespeare e Peel, infatti, potrebbero non essere gli unici ad aver messo le mani sul testo. Infatti, nel folio abbiamo una scena in più che non c'è nella prima edizione del testo, vale a dire la 3.2, la scena della mosca, in cui Tito, ormai pazzo, prima si scaglia contro il fratello reo di aver ucciso una mosca indifesa e poi inveisce su di lei, poiché si accorge che è nera come il suo nemico. Secondo la pratica dell'amplificatio, questa scena dà al pubblico ciò che più vuole, cioè più violenza e più follia. Ma qui lo squilibrio tra parola e azione, di cui parlavamo prima, non è frutto di imperizia, ha un preciso significato poetico. Per dirla con Wells, la violenza non è più un semplice capriccio teatrale, ma uno stimolo alla meditazione sul posto dell'uomo nella catena dell'essere. Da riproduttiva, l'intertestualità diventa produttiva, come se la scena fosse scritta a distanza di tempo, quando ormai l'autore ha finito il suo apprendistato, no? Come i testi successivi di Shakespeare, insomma. Oggi si è infatti inclini a credere che l'aggiunta sia di molto posteriore alla prima stesura del testo, sia per ragioni linguistiche sia per ragioni sceniche, la cosiddetta regola del rientro, per cui i personaggi che escono non possono rientrare prima, richiedeva già la divisione in atti, che naturalmente non è immediata, non c'è nei testi degli anni 90. Da un punto di vista stilistico, però, la scena non ha nulla a che fare neanche con lo Shakespeare del 1608. Se per dirla con Taylor l'artigianality slega il testo alla sua origine, dobbiamo allora pensare che la coautorialità non riguarda solo la scrittura in collaborazione, ma anche il rimaneggiamento a distanza. E i paralleli testuali fanno propendere per l'attribuzione a Middleton, un poeta, autore di teatro, di una generazione più giovane di Shakespeare, con cui aveva già collaborato per Il timore di Atene e che poi avrebbe scritto altri testi per i Kingsman. Middleton mostrò interesse per il Titus fin da molti anni prima della scena della mosca. Vi fa riferimento in un pamphlet, The Ant and the Nightingale, in cui appunto paragona The Ant proprio a Tito. E già prima, in The Wisdom of Solomon, descrive una mosca, a fly, a poor fly, la cui uccisione, come per quella di Tito, è immagine, potremmo dire, di una distruzione più generale, di una storia naturale della distruzione. No? Dice Middleton, più piccoli sono gli attori, più grande è il dolore. E questo è proprio quello che viene, è il centro, insomma, del delirio, di quello che poi sarà il delirio di Tito. Proprio nel periodo in cui potrebbe essere stata scritta la scena della mosca, Middleton, in un dramma di vendetta, la Revenge's Tragedy, che è venduta a Kingsman, paragona l'ansia di rivalsa di un personaggio che vuol far strage dei suoi nemici con l'uccisione di un gruppo di mosche.
Allora, guardate che bizzarro circolo intertestuale ha instaurato l'Artiginality. Un autore di teatro, lettore di Shakespeare e ammiratore del Tartus, ne riusa gli elementi narrativi nella definizione della sua poetica, che probabilmente è poi decisiva a un certo punto per il rimaneggiamento del Tartus stesso. No? È proprio un circolo. No? La mosca stecchita è l'ennesimo corpo martoriato della tragedia, grottesco emblema di un disgregamento universale che trascina con sé ogni cosa, l'individuo e lo Stato, l'uomo e l'universo. Ma come tutti i corpi, a partire da quello di Lavinia, definita non a caso una mappa del dolore, non rappresenta solo il corpo sociale, ma anche il corpo del testo, un linguaggio ferito davanti alla tragedia, incapace di modificare il reale, di lenirne il dolore. Davanti alla scoperta della propria impotenza, il linguaggio cerca nuove strade e scopre l'espressività silenziosa del corpo. E allora la verità del teatro torna a sgorgare, non più come parola, ma come sangue. È una verità inerme, senza lingua, senza mani, che potrei dire paradossalmente non viene da Shakespeare, non viene da Peele, non viene da Middleton, ma viene da una quarta autrice, un quarto autore se vogliamo, cioè il corpo stesso di Lavinia, il corpo degli attori, il corpo di Lavinia che sanguina per la ferocia del reale a cui per un istante si è accostata ed è una verità che dice una cosa sola, e cioè l'inesorabilità, l'irreversibilità del tragico. Nel passo più criticato dell'opera, quei versi molto eleganti in cui lo zio Marco vede per la prima volta la nipote sanguinante e invece che aiutarla si mette a fare metafore e riferimenti ai classici, e tutti i critici del Tartus hanno detto: ma perché non l'aiuta? È un passo, è così mal scritto, non può essere stato Shakespeare. Ma se noi pensiamo alla dimensione artiginale del testo, cioè al fatto che non è solo un testo, ma è qualcosa di recitato in scena, e lo capiamo quel passo, perché in scena non c'è solo Marco che parla, c'è anche Lavinia che sanguina, Lavinia che col suo corpo dice allo zio: non vedi che sto sanguinando? E a noi spettatori dice: questa è la tragedia. Grazie. Grazie.